Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono TonyGamer17 e ragazzi, oggi vi mostrerò come creare un disco virtuale che si può espandere fino a 2 terabyte di spazio. A questo punto non vi basta che andare su questa icona del Windows, del nostro carissimo Windows 10 7, se ci sono persone che usano ancora Windows 7. Tasto destro, gestione disco. A questo punto, come potete vedere, ho creato già un volume e l'ho chiamato L. Già, L. E come potete vedere, l'icona qui è azzurra. A questo punto andate su azione e creare file VHD a espansione dinamica VHDX terabyte e scriviamo 2. Una volta fatto andiamo su sfoglia e scriviamo quello che vogliamo. Allora, possiamo scrivere ciao, ok, tutto attaccato. Salva. Una volta fatto andiamo a mettere ok. Perfetto. Ecco, come potete vedere qui si è creato ciao ok.vhdx. Una volta fatto scendiamo un po' più giù qui. Ecco. E andare a mettere inizializza disco. Certo. GPT. Ok. Perfetto, poi andiamo a cliccare tasto destro, nuovo volume semplice, avanti, avanti e qui mettiamo una lettera qualsiasi, io metto T, dai, T, avanti, avanti, fine, ecco come potete vedere e adesso chiudo tutto, sì, puoi chiudere, non c'è nessun problema, oh, chiudi, chiudi. E questo PC è, guardate un po', ah bene, ho risparmiato 200 euro di hard disk. Ma che 200 euro al massimo. Niente, allora adesso vi spiego una cosa. Adesso voi avete questi due dischi. Bene, due dischi, adesso lo apro, ci metto, che ne so, un file, che ne so, mettiamoci nuovo documento. Ok. Perfetto, vedi come posso mettere i file all'interno di questo disco? Però c'è un problema. Se adesso vado a riavviare il PC, ecco cosa succede. Questi due rimarranno qui. Ok, rimarranno qui. E noi cosa dobbiamo fare? Andare di nuovo su gestione disco e azione collega il file VHD. Perfetto, quindi sfoglia e aggiungiamo il file che abbiamo creato, quindi dov'è? Eccolo qua. E poi e.vhdx e metto apri. Poi facciamo ok. Adesso non lo faccio perché il file già esiste, il sistema, il disco già esiste. Ecco come potete vedere. Okay. Ecco, il disco virtuale è già visibile. Quindi, detto questo, grazie a tutti per questa visione. Il tutorial finisce qui. Non dimenticarti di lasciare un bel like, iscriviti anche al canale e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!